Buonasera a tutti, io sono Alex Alessandrini di Retorica e Comunicazione di Riccione e lui è Marco Matarazzi di Slope che parlerà insieme a me e si presenterà poi da solo. E, allora, prima di cominciare vi volevo solamente ricordare che sulla vostra sedia avete trovato un flyerino con un QR code dove potete trovare semplicemente un approfondimento di quello che è il nostro intervento. E con qualche consiglio anche pratico in più per affrontare un po' questo passaggio a Google Analytics 4 e approfondire un po' meglio quello che poi è il titolo del nostro speech, che è quanto budget investire su ciascun canale online. E partiamo da quello che è il contesto attuale e quindi diciamo quello che ci costringono oggi. Le nostre principali materie di cui ci occupiamo, che sono il marketing, ma soprattutto la distribuzione. Sappiamo che vendere camere oggi è diventato sempre più complesso, ci troviamo di fronte a tantissimi canali da utilizzare allo stesso tempo e dobbiamo cercare di legarli tra di loro secondo una logica che è quella dell'omnicanalità. Che cosa significa? Significa che siamo costretti ad usare praticamente tutto, dobbiamo cercare di farlo in maniera e non scoordinata, e allo stesso tempo dobbiamo riuscire, tra virgolette, a valutare i ritorni di quella che di fatto è una sinergia di canali che mettono le persone al centro e le accompagnano progressivamente verso l'acquisto di una camera o comunque verso una prenotazione. La difficoltà dove sta? Nel fatto che alcuni canali sono direttamente controllabili, mentre altri siamo più o meno obbligati a fidarci. E quindi la necessità è quella proprio di trovare uno schema, un sistema di misurazione nostro, che nessuno ci può dare in maniera precostituita, per cercare di valutare correttamente quanto effettivamente investire nel marketing e nella comunicazione. Spesso e volentieri questa domanda la facciamo ai consulenti, chiediamo quanto dovrei investire, quanto dovrei spendere. In realtà bisognerebbe provare a rovesciare questo tipo di paradigma e avere noi il controllo più o meno totale di quelli che sono gli investimenti, ma soprattutto di quelli che sono i ritorni delle singole attività, riuscendo anche a valutare quelli che sono i ritorni intermedi, perché spesso e volentieri il modo di ragionare è quello causa-effetto, faccio una campagna, mi aspetto che torni qualcosa. Ma questo non coincide ovviamente col comportamento delle persone, che tutti i giorni ci dicono che il processo decisionale verso una prenotazione è molto molto lungo e richiede tantissimi tantissimi step. Qual è il risultato di questo tipo di contesto? In primis, non ci fidiamo degli strumenti che utilizziamo e la tentazione di cedere a degli strumenti facili, come ad esempio le OTA, è molto molto alta. Non abbiamo tempo, facciamo tante cose. È molto più semplice dire la metto lì sopra, la venderò, pago una commissione, ma lo considero come un male inevitabile. Abbiamo poca voglia di investire perché ovviamente non sappiamo per che cosa stiamo investendo, quindi quali sono gli effettivi ritorni rispetto a quello che stiamo mettendo in campo e quindi ci risulta molto poco interessante lavorare su degli strumenti a cui fondamentalmente oggi non sappiamo mettere le mani. Sappiamo di doverlo fare, spesso e volentieri lo dobbiamo delegare, non abbiamo gli elementi per dire funziona o non funziona, ma è solamente un atto, diciamo, di fiducia nei confronti di chi lo fa e di sensazione e di pancia. E quindi tutte le valutazioni, anche dal punto di vista delle decisioni, è allo stesso modo di pancia, o perché mi piace di più, mi piace di meno. Faccio delle campagne sui social perché io li uso e mi ci trovo bene, quindi penso che lì potrò provare a vendere qualcosa. A questo chiaramente dobbiamo aggiungere quello che è poi il tema che ci ha portato a fare questo periodo di analisi e di esperimenti, tra virgolette, su dei casi reali rispetto a Google Analytics e a tutto il terrorismo, tra virgolette, che si sta cercando di fare e che si sta facendo in questo periodo legato a dove si trovano i dati, cosa viene tracciato, Federico Leva che ci manda la mail che gli dobbiamo rispondere, eccetera, eccetera. Quali sono chiaramente i vantaggi e gli svantaggi strategici che un albergatore ha
nel dover fare marketing e nell'essere obbligato a controllare, diciamo, questi strumenti. Sicuramente alcuni degli svantaggi sono già venuti fuori e sono le competenze e le conoscenze. Ogni giorno nasce uno strumento nuovo, non lo conosciamo, ci dicono che sarà la rivoluzione e non abbiamo tempo di imparare ad utilizzarlo. Se lo vogliamo fare, dobbiamo chiedere a qualcuno che lo faccia per noi. Le risorse chiaramente sono limitate e quindi non possiamo pensare di investire allo stesso modo su tutti gli strumenti allo stesso tempo, soprattutto su delle dinamiche ballerine come quelle degli ultimi 2 anni che ci hanno un po' presentato un'estremizzazione di un concetto, che è proprio quello del riesco a fare delle cose se ne ho piena consapevolezza, altrimenti la miglior soluzione è quella di non fare proprio niente. E poi chiaramente la concorrenza, dove per concorrenza si intende sia tutti gli altri che fanno il nostro lavoro, ma chiaramente anche noi stessi nella logica distributiva e nella difficoltà appunto di controllare degli strumenti che oggi ci servono per vendere delle camere perché le persone si muovono in quel modo là. I grandi vantaggi invece quali sono? Sono il fatto di avere a che fare con delle azioni che fondamentalmente sono cicliche. Gli anni sono tutti uguali tra di loro. Ogni anno Pasqua è lì, un po' più alta, un po' più bassa, 2 giugno, l'estate, il Capodanno. Abbiamo il grande vantaggio di poter fare grande affidamento sul calendario, al netto di chiaramente una pandemia, però penso che abbiamo già dato, si spera, e quindi sicuramente utilizzare degli strumenti che ci permettono di assecondare questa ciclicità sicuramente ci permette di creare una base il primo anno su cui poi iniziare a fare uno dei fondamentali del marketing, ovvero lavorare su dei dati nostri e su noi stessi. E quindi sicuramente l'altro grande vantaggio sono i dati storici. Nessuno può conoscere come funzionano le cose per noi meglio di noi stessi. Siamo noi in grado di valutare, di capire effettivamente come sono andate le cose, soprattutto alla fine dell'anno quando tiriamo le somme rispetto a quelli che sono i risultati di business. E l'ho messo come svantaggio, ma lo metto anche come un vantaggio, le risorse limitate. Perché? Perché non avere budget infinito da spendere ci costringe a razionalizzare le cose e quindi a fare delle scelte nel capire se vogliamo dare una direzione piuttosto che un'altra rispetto agli strumenti. Se ho voglia di investire tanto in contenuti e avrò margine dal punto di vista del budget, coinvolgerò i social in un certo modo nella mia strategia, se non ho questo tipo di disponibilità ci penserò una volta in più e questo chiaramente aiuta soprattutto nel prendere delle decisioni in un contesto che è molto variegato e pieno di tantissimi, tantissimi strumenti. Quindi fondamentalmente come si decide, come investire in marketing per cercare di vendere più camere? In primis devo mettermi in una posizione che è quella di intercettare sempre la domanda. Che cosa significa? Significa di creare un sistema di visibilità tale che non dipende da me, non ho il dubbio di non essere visibile e quindi se la domanda sale o cresce io ci sono e quindi le prime risposte arriveranno sicuramente dal mercato. E la seconda cosa è chiaramente quella di assecondarla questa domanda e assecondare il comportamento delle persone. Quindi smettere di ragionare le attività appunto one shot, faccio una cosa, mi aspetto che succedano delle cose, ma inizio a pensare in una logica d'insieme dove la persona prima la intercetto, inizio a farmi conoscere, poi la ritrovo, mi faccio ritrovare, l'accompagno, inizio magari a voler ottenere un piccolo primo risultato che può essere una richiesta, come può essere banalmente una visita al sito, per piano piano portarla verso una logica di conversione. E quindi a quel punto analizzo tutti questi che sono gli step intermedi e non solamente lo step finale, non solamente il fatturato o il numero di camere vendute, per cercare di valutare appunto quella che è l'efficacia degli strumenti non solo nel momento finale o a consuntivo, ma anche mentre sto lavorando alle cose e quindi dandomi la possibilità di correggere il tiro mentre le cose stanno andando. Perché qual è l'altro grande problema? Il fatto che spesso e volentieri noi queste attività le valutiamo quando sono finite e non in corso d'opera e diventano una sorta di palliativo o modo per non sentirmi in colpa di non aver fatto abbastanza. E invece dovremmo cercare di renderle degli strumenti che vanno in parallelo a quello che facciamo e che hanno quindi bisogno di ottimizzazioni, di correzioni in corso d'opera o a volte anche la decisione drastica di smetterla perché è un investimento che non sta portando i risultati che ci aspettiamo. E quindi ci dobbiamo portare nella condizione di lavorare su dei piani che coinvolgono tutto
e che mettono dentro delle attività che assecondano la domanda delle persone e altre che invece fanno più capo anche alla nostra voglia di, passatemi il termine, di sbatterci o comunque di mettere in campo qualche energia in più per provare a fare la differenza in alcuni momenti particolari, come può essere un'offerta di primavera, piuttosto che altre situazioni che non sono di tutti, ma magari sono solamente le nostre, ma che chiaramente richiedono degli investimenti che dobbiamo essere in grado poi di effettivamente di misurare. Messo in piedi questo sistema, dobbiamo riuscire a metterci nelle condizioni di lavorarci con i sistemi di tracciamento. Abbiamo lavorato con Universal Analytics fino a poco tempo fa, adesso ci è stato detto che da luglio 2023 si passa a Google Analytics 4, che ci piace oppure no. In realtà abbiamo potuto iniziare già a lavorarci e con Marco e i ragazzi di Slope abbiamo iniziato a testare su delle strutture durante quest'estate proprio per capire qual era il supporto che possiamo dare rispetto a prendere delle decisioni. E fondamentalmente non è cambiato il modo di misurare, sempre di visite si parla anche se le chiamiamo sessioni, ma il vantaggio di Google Analytics 4 sta nel fatto di iniziare a ragionare per eventi, quindi nel succede qualcosa all'interno dei nostri siti, succede qualcosa all'interno del mio booking engine e quindi io devo associare le attività che metto in campo in funzione dei risultati ottenuti e non più di delle visite, non si può più parlare di questa cosa ha portato traffico, perché non è quello che ci interessa. A noi ci interessa misurare effettivamente quello che succede sorgente per sorgente. Se vedete in quella schermata abbiamo l'elenco di tutte le sorgenti che abbiamo provato a puntare all'interno di un sito di una struttura durante quest'estate, associato sia appunto al traffico organico, campagne a pagamento, traffico da social, ma associato anche a degli eventi veri e propri che possono essere la prenotazione piuttosto che altre situazioni come può essere una richiesta di preventivo, quindi un passaggio intermedio che ancora non è un'effettiva prenotazione. E questa è una prima valutazione che è complessiva, globale di uno strumento e che cerca diciamo di darci una dimensione totale di quella logica di omnicanalità. Metto dentro 2, 3, 4 strumenti, li metto in comparazione tra di loro e decido a consuntivo o comunque su dei macro dati e sui dati aggregati quello che effettivamente funziona e quello che non è, in realtà potrebbe funzionare meglio, che non è detto che sia solo il vendo di più vendo di meno, ma funziona in una logica che io ho previsto, cioè voglio che funzioni esattamente così. Pensate ad esempio a quante campagne si fanno che sul breve periodo non ci porteranno niente perché sono mirate ad esempio a portare dentro gente nuova, ma che poi progressivamente con altre campagne sui social piuttosto che dei remarketing ci servono ad accompagnare la persona nel processo decisionale, quindi al fare quel passaggio che può essere la telefonata, il preventivo o la prenotazione. E questo può essere riassunto in una schermata di questo tipo che è il passaggio successivo, ovvero il cercare di valutare l'incidenza di ogni singolo strumento nei diversi touch point, quindi nei punti di contatto che avvengono tra i vostri ambienti di marketing, che non è solo il sito, ma sono tanti, nelle diverse fasi che portano alla conversione. E quindi riuscire a capire qual è effettivamente l'incidenza, ad esempio in questo caso c'è una comparazione tra traffico organico piuttosto che da referral e anche delle campagne, per accorgerci che ad esempio in una fase iniziale le campagne a pagamento non sono rilevanti, ma lo sono verso la fine. E quindi questo ci permette di capire non solo quanto effettivamente vale la pena nel mucchio investire su uno strumento, ma anche in quale fase farlo. E quindi allineandolo tra virgolette ad un piano di business possiamo provare a dire capiamo quanto investire nel complessivo e quindi utilizzando uno storico e valutando quello che è il monte dei nostri investimenti, ma soprattutto proviamo a capire in un certo tipo in un certo orizzonte temporale se vale la pena far entrare uno strumento prima o dopo, perché questo chiaramente è determinante. Se io vi dicessi oggi facciamo delle campagne su Google, probabilmente voi sareste orientati a dirmi facciamole da subito e facciamole su del traffico nuovo. Questo dato ci dice l'esatto contrario, ci dice che la campagna diventa incidente nella fase finale e molto probabilmente lo diventa nel momento in cui
spingiamo la persona a fare un'ultima azione con la campagna, ad esempio con una campagna di protezione del brand che richiama le persone dopo che hanno fatto tutto il loro giretto tra traffico organico, referral, eccetera, nel dirgli che prenotare direttamente sul sito offre la miglior tariffa possibile, ok? Quindi quel calcetto nel sedere finale che ci serve solamente per fare l'ultimo passo con un ritorno sull'investimento che è chiaramente più contenuto, perché non è un'esplorazione cieca, ma è basata appunto su quello che effettivamente ci dicono le persone. E le persone ce lo dicono, perché se noi andiamo ad analizzare quelli che sono poi effettivamente i percorsi che le persone fanno e quindi gli step che toccano per cercare di raggiungere, diciamo, una prenotazione, lo possiamo vedere di volta in volta e renderci conto che, ad esempio, ci sono state una persona piuttosto indecisa che ha avuto bisogno di vedere prima le campagne, poi è tornato organicamente, 4 volte da un sito esterno, 4 volte organicamente, di nuovo nelle campagne, e poi alla fine si è convinto ad arrivare a conversione. Un percorso lungo che chiaramente ha bisogno di essere valutato in tanti step. Ovvio, uno è un caso limite e quindi non può sicuramente fare scuola, ma più in alto iniziano ad esserci dei percorsi molto molto interessanti che ci iniziano a dare un'idea di che cosa pesa di più, che cosa pesa di meno nella nostra strategia. Lascio la parola a Marco che approfondirà su un unico strumento. Grazie Alex per l'introduzione a questo concetto del budget. Non so se mi sentite, se non parlo più vicino al microfono. Questo concetto del budget che è quanto investire, quindi oggi cercheremo di rispondere a questa domanda amletica, no? E quindi partiamo oggi nell'analizzare che cosa sono i meta search. Quindi facciamo un focus, un verticale appunto che è questo dei meta search, definendo che cosa non è un meta search, poi vedremo che cos'è, e poi prendiamo in esame uno in particolare tra questi, che è Google Travel. Google Travel è molto discusso nel senso buono tra gli albergatori, e vedremo perché piace e vedremo anche perché è complicato capire come si incastrano i vari pezzi e come poterci distribuire. Poi, sempre su questa scia, vedremo quali sono i software necessari per poter distribuire su meta search, come può essere appunto Google Travel. Infine, per ricondurci un po' all'obiettivo della nostra chiacchierata di oggi, è come misuro il ritorno sull'investimento? Come faccio a sapere se il mio investimento effettivamente mi sta tornando oppure se sto sprecando budget o se io dovrei investire di più? Quindi, come promesso, iniziamo nel dire che cosa non è un meta search. Un meta search non è un'agenzia, quindi non intermedia una prenotazione per noi. Google, Travel per esempio, Trivago, TripAdvisor, Kayak, eccetera, non ci porteranno mai prenotazioni. Quindi non vendono per conto nostro, non abbiamo un extranet da cui andare a gestire i nostri clienti tariffari, vedere le disponibilità, gestire le restrizioni, eccetera. E in realtà che cos'è? È una vetrina pubblicitaria, una vetrina dove noi andiamo ad investire del budget per fare quello che in gergo si chiama price advertising. Price advertising significa io investo dei soldi per mostrare il mio miglior prezzo. Voglio sottolineare il fatto che sul mio canale diretto quella camera specifica, matrimoniale per esempio, costa 90 euro per il 10-11 di maggio, qualunque data l'utente sia selezionato. Quindi noi andiamo a fare pubblicità su quello, non sulle foto o sui nostri servizi, ma ci concentriamo sul prezzo, price e skimming in questo contesto. Quindi di fatto si tratta di uno strumento di messa a confronto delle nostre tariffe. Ed è per questo che già nasce la prima piccola inghippo, no? Noi dobbiamo avere una strategia di distribuzione che sia ben ponderata, perché se distribuiamo, passo bene il termine, a cavolo e quindi su un altro canale a un prezzo più conveniente, il meta search mi distrugge. Mi distrugge perché porta i nodi al pettine, mi mostra che sto distribuendo male, che la mia strategia di prezzo sui vari sistemi di distribuzione non è ben pensata. Ben pensata significa che il mio canale diretto deve essere sempre più conveniente o almeno uguale. Quindi, scendendo più nel dettaglio, che cosa vediamo qua in questa slide? Nel blocco qui di destra vi ho riportato un esempio, Potentilla Sole. Se voi cercate su Google il vostro hotel, troverete nella parte destra dei risultati di ricerca di Google il blocco della scheda Google My Business, quindi con la foto, con la mappa, con la Street View e compagnia bella. Nella parte bassa abbiamo il meta search, diviso a sua volta in due parti. La prima parte, questa qui, è la parte annunci. La seconda parte è tutte le opzioni. Quindi noi ci stiamo riferendo a questa sezione qui. Quindi il meta search di Google piace molto agli albergatori
Perché? Perché è molto visibile. Perché quando cerco hotel di da sole, hotel Miramare o qualunque struttura sia, appare subito la comparativa di prezzi. E poi perché offre un modello a pagamento, quindi tramite l'investimento di budget sono presente, ma anche, e questo piace molto agli albergatori, un modello gratuito, i famosi free booking links. Vi spiegherò un po' la differenza e come si accendono e come funzionano nelle prossime slide. Tuttavia, qui ho messo in rosso un disclaimer che dice, ed è il motivo per cui siamo qui oggi, no? Non sono molti gli hotel che hanno capito bene come si incassano i vari prezzi, proprio perché, come accennavo prima, non c'è un extranet da cui comandare tutto, e non è proprio banalissimo. Bisogna affidarci a dei partner e a una serie di software che ci permettono di lavorare bene. Quindi, il modello di funzionamento è diviso in 2/3. Il primo è gratuito, quindi io posso distribuire sul blocco di Google Travel in maniera gratuita con i free booking links, il primo. Oppure posso decidere di investire del budget, che è anche un po' il topic di oggi, no? Investo del budget e vado a misurare. E lo posso fare in due modi. Il primo modo è con un costo per click. Indico quanto sono disposto a spendere per ciascun click che ottengo e che porta poi il visitatore sul mio booking engine. Il secondo modo invece è a percentuale. Quindi dico io sono disposto a spendere il 15%, il 16% su ogni prenotazione che proviene. Da quel canale ovviamente. Quindi in questo schema qua rappresentiamo un po' il giro del fumo, quindi i vari step che devono essere composti che vanno a comporre la nostra distribuzione. Abbiamo in basso a sinistra lo strumento channel manager e software gestionale. Per poter vendere sul MetaSearch ho bisogno di un software gestionale e di un channel manager che vi sia integrato e che sia partner di Google Travel. Questo perché? Perché è compito del channel manager inviare a Google Travel prezzi, disponibilità, tariffe, scaricare le prenotazioni, eccetera. Quindi il nostro channel manager si occuperà di questa sincronizzazione. Una volta che il cliente ci ha trovati su Google Travel, quindi sul MetaSearch, e ha visto che la nostra camera fatta da pesca costa 90 euro per quella determinata giornata, fa clic sul prezzo e viene catapultato sul Booking Engine. Quindi un altro software viene tirato in causa per poter distribuire sul MetaSearch, il Booking Engine. Da lì il nostro utente potrà finalizzare la prenotazione e il cerchio si chiude. Quindi, di nuovo, ripeto perché è importante, non ho un extranet da cui gestire e pilotare tutto. La cosa che più ci si avvicina è la scheda Google My Business, da cui io posso andare a creare, a inserire le foto, a rispondere alle recensioni e così via. Cosa che dovete assolutamente avere sotto il vostro controllo e di cui dovete avere accesso. E poi mi devo dotare di un PMS, channel manager compreso, che sia certificato con Google, e un sistema di booking engine che sia tutto quanto attaccato, proprio perché è lì sul booking engine, come vedremo a breve, che viene finalizzata la prenotazione. Da qui nasce il termine che il booking engine funge da landing page. Quanto è scomodo questo microfono, mi pensa solo tutto un casino. Quindi, come dicevo prima, nel MetaSearch l'utente vede il prezzo più basso, quindi l'alloggio più economico, in questo esempio qua. Per esempio abbiamo Hotel Villa Sole qui in seconda posizione, oppure prima tra i risultati organici. Quando il cliente ci clicca, finisce sulla landing page del Booking Engine e qui gli mostriamo sia la camera che ha selezionato per quel determinato intervallo di date, ma anche altre soluzioni. Quindi noi cerchiamo di fare cross-sell e di fare anche upsell. Sei approdato sul mio Booking Engine scegliendo la camera standard, in realtà io ti propongo la Superior, la Suite o quello che è. Perlomeno ti dico che ho anche queste opzioni prenotabili. E nello step successivo magari anche vendere un servizio a citare. Quando la prenotazione viene finalizzata, a noi entra effettivamente una prenotazione diretta. Se questa prenotazione è arrivata tramite free booking links, questa prenotazione non avrà commissione di sorta. Quindi nel caso del collegamento con Slop, per esempio, noi non intermediamo nulla. La prenotazione è come se fosse una prenotazione che proviene da un risultato organico di Google. Se invece è una prenotazione che è arrivata attraverso l'investimento di budget, pagherete il click o la percentuale, così come avete creato la vostra campagna. Come si crea la vostra campagna? Probabilmente con l'aiuto di una web agency, come potrebbe essere Toriga, oppure potete farvelo anche da soli. Quindi se siete un utente che utilizza per esempio Slope, cosa fate? Chiamate Slope e dite vorrei attaccare Google. Ah, bene, vi risponde il team di Riccardo. Il team di Riccardo vi dice ho semplicemente bisogno del tuo identificativo della scheda My Business, e attacchiamo i fili. Una volta che i fili sono stati attaccati, all'interno del vostro account Google Ads, dove voi create le vostre campagne, si apre la possibilità di creare una nuova campagna di tipo hotel, quindi specifica per Google Travel.
all'interno di questa campagna dove io vado ad impostare il mio budget, i miei limiti di spesa e le mie modalità di investimento. Voglio fare CPC, costo per click, oppure un costo a percentuale. Quindi tutto quanto è pilotabile da qui dentro. Ora, l'obiettivo di questo intervento era capire quanto investire, analizzare i costi un attimino. Però, per poter analizzare questi valori, dobbiamo andare a leggere delle informazioni. E uno dei motivi per cui lavorare con i metasearch non è particolarmente, particolarmente facile, diciamo relativamente complesso, è perché i dati spesso sono presentati in piattaforme differenti. Per esempio, in Google Ads riconosco quanto budget ho investito. All'interno di questa schermata so che ho investito 1000 euro per le mie sponsorizzate su Google Traffic. In Google Analytics 4, o Universal Analytics, come diceva prima Alex, tra un po' verrà dismesso, quindi in CA4, io vedo altre metriche. Vedo il traffico generato, il comportamento di questi utenti, che dal metasearch sono appoggiati sul mio booking engine. Questo perché? Perché la landing page è il mio booking engine, ed è fondamentale per voi. Quindi, adesso la domanda che vi pongo è: quanti di voi sono sicuri che Google Analytics, che sia 4 sia l'Universal, è correttamente configurato sia sul Booking Engine che sul vostro sito? Quanti sono sicuri che siano tutti e due attivi come sistemi di tracciamento? Sulle mani, senza vergogna. Quanti sono sicuri che è attivo anche il tracciamento interdominio? Pochi. Quindi, in pratica, come funziona? Noi dobbiamo assicurarci che tutte le sessioni di navigazione che vanno dal nostro sito web al nostro booking engine vengano classificate come la stessa sessione di navigazione, altrimenti verrebbero spezzettati i dati e perderemo la possibilità di tracciare quello che ci segnalava prima Alex. Quindi è come se la sessione venisse rotta. Quindi l'utente arriva sul vostro sito tramite una campagna sponsorizzata, ma voi non riuscite a sapere se quella prenotazione si finalizza sul vostro booking engine oppure se viene inviata una richiesta di preventivo, se questa poi richiesta viene fatta su una piattaforma esterna. E quindi è importante che il tracciamento interdominio sia attivo. Quindi compiti per casa, quando tornate in ufficio, chiedete alla vostra web agency se il tracciamento interdominio tra il vostro sito e il booking engine è correttamente configurato e se il tracciamento e-commerce effettivamente funziona. Quindi vedete, in questo secondo blocco abbiamo altri dati. L'ultimo è nel nostro software PMS. Quindi all'interno del PMS cosa vedo? La produzione economica e gli indici di ripetibilità. Con questi tre dati io riesco a capire se il mio investimento in metasearch mi sta tornando oppure no. Se mi sta tornando, quando è che smetto di mettere budget? Nel momento in cui diventa sconveniente. Non esiste un limite massimo virtualmente, no? Se io metto dentro una macchinetta un euro e mi torna giù 1,10 euro, io fino a che mi torna giù 1,10 euro, con le opportune semplificazioni del caso, io continuerò a mettere giù l'euro. Quando mi ritornano 99 centesimi, allora un attimino mi fermo. È un po' questa la filosofia che vorremmo oggi raccontare. Quanto sia importante poter misurare per non fare scelte di pancia ed investire magari più budget o magari meno, o perlomeno investirlo in maniera consapevole, come misurando. Quindi, volendo tirare fuori una fantasiosa equazione del ritorno sull'investimento, come lo abbiamo sintetizzato? Quando misuriamo il ritorno sull'investimento di una campagna metasearch, dobbiamo mettere valore prenotazioni generate. Quindi ho generato 50.000 euro in prenotazioni, ma attenzione, dobbiamo anche sottrarre tutte quante le prenotazioni cancellate, perché a differenza di un OTA, le cancellazioni comunque per me hanno un costo. Quindi sia nel modello CPC che nel modello a percentuale, quell'importo che io ho speso lo devo, insomma, per generare quelle prenotazioni lo devo tenere nel mio calcolo, altrimenti vado fuori. E questo vale anche per le vostre prenotazioni che ottenete in seguito a sponsorizzazioni, ads normali, perché di fatto Booking ti dà una prenotazione finita e al 18, al 20%, a quello che è, però è una prenotazione finita e sicura. Qui va considerato nella nostra equazione. Va poi anche sottratto il costo di gestione della prenotazione. Tenete conto che non sono prenotazioni intermediate. Non essendo prenotazioni intermediate, è vostro compito, o quello del receptionist, gestire la prenotazione. Nel caso in cui venga chiesto un cambio data, nel caso in cui venga richiesta una cancellazione e tutte quante, tra virgolette, la gestione della carta di credito e compagnia bella. Alcuni potranno ritenere che questo ultimo fattore sia superfluo, legittimo, altri diranno per me è fondamentale, l'importante è che lo tenete in considerazione. Tutto questo fratto l'investimento economico che avete fatto, e questa è probabilmente la parte più facile. Quindi la parte più, tra virgolette, difficile è avere traccia di queste informazioni qui. Prenotazioni generale, dentro il PMS, le cancellate,
il costo di gestione che ovviamente avviene attraverso un sistema più strutturato di controllo di gestione. Questa è l'ultima slide. Prima delle conclusioni, non so se c'è qualche domanda. Se no, passiamo alle conclusioni e poi ridomandiamo se c'è qualche domanda. Ti passo la palla per le conclusioni. Allora, e quindi giunti a questo punto, possiamo concludere riprendendo poi quelle che erano i dubbi iniziali, che fondamentalmente solo misurando il costo di un canale io riesco a definire quello che poi è il budget da investire, o comunque devo partire da un numero che è il mio numero e che non si basa su una stima ma che si basa su un dato effettivamente misurato ed è appunto un dato storico che mi servirà come base di partenza per l'anno dopo. Sì, e poi come accennavo prima è molto importante nell'analisi del nostro ritorno sull'investimento tenere conto delle cancellazioni e del costo di gestione. Quindi questo è un aspetto fondamentale che vale sia nel caso del meta search che nel caso delle campagne ads che vi fa retorica. E l'ultima cosa chiaramente che è diciamo una visione ancora più ampia, dobbiamo pensare al fatto che tutti questi sistemi allacciati tra di loro prevedono comunque delle dispersioni e quindi dobbiamo cercare di avvicinarci il più possibile a quello che è il costo effettivo, perché appunto su Analytics ad esempio si stimava un 10% di dati persi rispetto a quello che è il totale. E quindi non dobbiamo avere l'altro lato della medaglia, cioè di pretendere che tutto il calcolo torni al centesimo, ma dobbiamo metterci nell'idea di avere un dato appunto che è il miglior risultato possibile e che ci serva per avere una base di informazioni per prendere delle decisioni in modo razionale, ragionato e che non ci faccia spendere diciamo dei soldi inutilmente. A questo punto noi abbiamo finito e abbiamo entrambi un libro, e abbiamo scritto entrambi un libro, ognuno diciamo con una sua visione di quello che è appunto il concetto di ospitalità e il concetto di marketing turistico, e questi sono i nostri riferimenti, del QR code ve l'ho già detto, rimaniamo qui ancora per un po', tanto dopo di noi non c'è nessuno, quindi possiamo stare qua a rispondere alle vostre domande e grazie mille a tutti. Thank you.